Matelica si veste a festa e diventa il villaggio degli elfi per il Natale 2017. Dall'8 dicembre al 7 gennaio spettacoli ed iniziative tutti i giorni. Le fiabesche creature dei boschi animeranno infatti le vie della città e saranno la principale attrazione del programma pensato dal comune, che ha messo a punto insieme anche all'associazione Pro Matelica grazie all'apporto dei comitati di quartiere di tante realtà associative. Il via l'8 dicembre, quando la famiglia degli elfi arriverà in città per stabilirsi nel rifugio incantato, un albero molto speciale realizzato dal comitato di quartiere centro storico allestito in piazza Garibaldi, che sarà abitato da 5 performer che abiteranno a Matelica e ogni giorno animeranno la città con spettacoli. Assessore, Matelica si prepara al Natale, qual è il programma di quest'anno? Quest'anno è un programma molto bello perché soprattutto perché è condiviso. Io sono molto contenta di questo, siamo come amministrazione comunale. Abbiamo realizzato un progetto di grande aggregazione e devo dire che il cuore pulsante di tutto questo progetto, oltre chiaramente alla Proloco, sono stati i comitati di quartiere e più specificatamente il comitato centro storico, che ha cominciato a lavorare da tanto tempo alla costruzione di questo bellissimo albero rifugio degli elfi, e da qui è nata questa bella cosa che proponiamo quest'anno, di trasformare letteralmente Matelica nel villaggio magico degli elfi. Infatti arriveranno qua proprio degli elfi che vivranno a Matelica per un mese. Sono chiaramente performer di grandissimo livello, ma che vivranno da elfi e quindi animeranno la città. Tutti i giorni arriveranno in piazza, faranno spettacoli, canti, animazione per i bambini e saranno a disposizione anche dei quartieri e daranno questo elemento di gioia aggiunto, appunto di animazione, e facendo a grandi e piccini entrare in un clima natalizio e fiabesco. E si aggiunge un elemento di grandissima tenerezza che io vorrei porre come una delle tante cose che ci sono successe belle nell'ipotesi di poter convertire il disagio in opportunità. Noi abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di solidarietà e proprio in questo momento sta arrivando dal Trentino un abete gigante in dono dal comune di Mezzano. Mezzano è un comune del Trentino molto bello, noto come per Mezzano Romantica, noto per le cataste artistiche, quindi molto attento a tutto quello che è arte, turismo, cultura, e ci ha fatto dono di questo abete molto grande che insomma sarà posizionato nella piazza, una piazza molto bella arredata dalla Proloco con un bel allestimento anche quest'anno. Quindi grandissima collaborazione e gioia nell'accoglienza, perché noi aspettiamo tutti a Matelica e veramente io ringrazio di cuore tutti quanti, i commercianti, i comitati di quartiere, le associazioni che da sempre e anche quest'anno nutrono un calendario anche molto ricco. Un investimento da parte dell'amministrazione, se vogliamo, anche con una finalità turistica, per dire che Matelica c'è. Questo io come assessore al turismo chiaramente l'ho voluto fortemente, l'abbiamo pensata e studiata. È ovvio che io non vogliamo più parlare insomma del periodo che abbiamo passato. Abbiamo comunque avuto un'estate molto bella con il nostro 50° del Verdicchio e ancora continuiamo a lavorare affinché la gente possa venire, e quando viene trova una città che ha già deciso che quello è un passaggio da mettere purtroppo nei brutti ricordi. Ma appunto, volendo sempre convertire il disagio in opportunità, io dico che anche da questo brutto ricordo siamo stati capaci di avere una grande forza di aggregazione. Sono venute fuori delle cose molto belle proprio della città, quindi Matelica è una città che si vuole bene. L'inizio delle feste sarà celebrato sempre l'8 dicembre con la cerimonia d'accensione del grande abete da 13 metri allestito in piazza Mattei e donato dal comune di Mezzano. In questo villaggio animato gli elfi accenderanno le vie del centro con spettacoli per grandi e piccini tra canti, balli, letture, giochi e tanto divertimento. La presidente del comitato del centro storico di Matelica, che ha realizzato proprio il rifugio degli elfi, in cosa consiste?
Consiste in un albero incantato dove praticamente vivono gli elfi durante l'anno. Poi anche un po' la sorpresa, comunque una costruzione molto impegnativa è stata, devo dire. È una cosa molto bella, molto nuova. Dunque un lavoro che è cominciato settimane fa, non è di questi giorni. Il lavoro è iniziato più di 2 mesi fa, perché ovviamente è realizzato esclusivamente da volontari che quindi lo fanno dopo il lavoro e nei tempi che riescono a ritagliare, insomma, dalla loro vita privata, e rappresenta per noi, insomma, il fulcro del Natale di Matelica. È un dono che abbiamo voluto fare al centro storico come rappresentanti, soprattutto per i bambini e per dare un modo di vedere Matelica anche nella prospettiva del Natale. Tanti spettacoli per i più piccoli, visto che il Natale è un po' la festa per antonomasia proprio dei bambini, ma anche per i più grandi. Beh, c'è sempre, come dire, un po' di stupore, no? Davanti al Natale, quindi cercheremo di stupire tutti, ma soprattutto far divertire i bambini, perché è la loro festa, ovviamente, sì. Il programma si articolerà con diversi appuntamenti per tutte le feste, dai presepi viventi al concerto di Natale in cattedrale, in programma il 28 dicembre, in occasione della ricorrenza della Beata Mattia, fino al tradizionale concerto di Capodanno della banda nella chiesa Regina Pacis. E poi ancora mercatini, le iniziative dei quartieri con i tradizionali fiocaracci, il gioco dell'oca, Babbo Natale a Braccano, il party, gli elfi di casette San Domenico e momenti per la solidarietà, proprio come vuole la festa del Natale. Assessore, Natale e anche commercio, le iniziative ovviamente sono anche con uno sguardo verso proprio i commercianti del centro storico, le attività commerciali. Centro storico e non solo, le attività commerciali di Matelica, ma io desidererei tanto chiamare questo Natale un Natale senza retorica. Natale 2016 eravamo frastornati, eravamo disturbati, ancora ci stavamo in gergo leccando le ferite del sisma appena finito. Questo è il Natale in cui abbiamo capito cosa è successo, abbiamo capito come dobbiamo fare per risolvere i problemi del sisma e in cui soprattutto crediamo che Matelica abbia superato le problematiche contingenti immediate del sisma. Quindi un Natale in cui veramente, senza speculazione, senza nessuna ripetitività, vorremmo che fosse un Natale di serenità. Serenità a livello sociale, a livello sociologico, e quindi la serenità passa attraverso anche un albero di Natale alto 13 metri come stiamo alzando nella piazza di Matelica, proprio per ridare al centro storico la centralità degli eventi e la centralità della festa. E quindi mi auguro che tutti i matelicesi, armonizzandosi, vogliano festeggiare il Natale con un bicchiere di verdicchio di Matelica e vogliano comprare i loro regali a Matelica, perché ricominciare, ritrovare la serenità passa anche attraverso il vivere la città, e vivere la città a Natale significa anche questo, organizzare i momenti gioiosi della propria festa a Matelica, con i negozi di Matelica, con il vino di Matelica.